Noi abbiamo in qualche modo sostenuto nella nostra valutazione della riforma sanitaria quanto è importante, almeno per il Movimento 5 Stelle, che tutte le scelte corrispondano in qualche modo alle evidenze scientifiche. Al momento, diciamo, di evidenze scientifiche ce ne sono alcune parecchio interessanti e che grosso modo l'esperienza scientifica internazionale le identifica in diverse, diciamo in diverse categorie. Una, delle categorie più interessanti è sicuramente un'agenzia che dichiara in maniera aperta l'assenza di conflitti di interesse rispetto alle ricerche che fanno, che dichiara, da anni, la neutralità rispetto al lavoro che fanno, che dichiara di non percepire nessun tipo di vantaggio economico dal tipo di lavoro, è un'agenzia internazionale di cui colgo l'occasione per rammentare uno dei più grandi ricercatori italiani deceduto da un paio d'anni proprio per un problema di mieloma, e su questo fece anche un grosso studio di tipo scientifico, pubblicato il suo testamento biologico anche sul Lancet, in cui incoraggiava a fare molta attenzione agli studi non neutrali e quindi a un criterio scientifico adeguato, basato sulla metodologia Cochrane, che è una metodologia interessantissima, è una metodologia di studi clinici in doppio cieco sotto controllo. Doppio cieco vuol dire che sia i medici che i pazienti che ricevono il trattamento non sanno di che cosa si tratta. Vorremmo che queste metodologie scientifiche fossero utilizzate quando pensiamo alle politiche sanitarie. Il soggetto in campo che amo ricordare è Alessandro Liberati, professore dell'Istituto Mario Negri di Milano, collaboratore del professor Garattini. Io mi vanto di aver collaborato con Alessandro Liberati, un grande ricercatore e una persona straordinaria, che invitava tutti a diffidare dalla ricerca non neutrale e soprattutto quando si trattava di problematiche di natura, come dire, di presidi ancora non dimostrati, eccetera. Tra le metodologie utilizzate dal Cochrane abbiamo la meta-analisi, abbiamo le evidenze scientifiche. Altre metodologie importanti sono l'evidence-based medicine, anche questa particolarmente interessante. Le altre metodologie, soprattutto sui sistemi organizzativi, sono l'HTA o Health Technology Assessment. Credo che sia assolutamente prudenziale da questo punto di vista riuscire ad accogliere l'idea che ogni atto di riforma sanitaria sia consono e che sia legato alle evidenze scientifiche promosse dalla comunità internazionale. Nello specifico, questo vale a maggior ragione per il discorso dell'area vasta, in quanto l'area vasta sappiamo essere un tentativo di accorpamento. E diciamo, lo studio più significativo, più importante, comunque che abbia sostenuto che potrebbe essere trascurato, l'assessore Saccardi, lo definisce poco incoraggiante in termini di risultato, lo studio HOP. E quindi in questo senso si propone questo ordine del giorno che chiaramente è molto tecnico e direi molto neutrale da questo punto di vista.